Vi siete mai chiesti come rendere il legno impermeabile e idrorepellente, magari per creare un piano lavabo per il bagno o un piano per il vostro tavolo? Le tecniche possono essere differenti in base ai prodotti che si utilizzano. Io, nel mio piccolo, utilizzo la combinazione di impregnante a cera e vetrificatore, entrambi prodotti all'acqua. Questo mi garantisce una perfetta impermeabilità del legno. L'impregnante a cera è un prodotto che può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Ha un minore impatto sull'ambiente e può essere utilizzato anche in un luogo chiuso, in quanto non emette nessun cattivo odore. Il vetrificatore, invece, crea una pellicola protettiva resistente all'acqua, agli urti e alle abrasioni ed è un prodotto prettamente all'interno, in quanto non resiste ai raggi ultravioletti. Il vetrificatore va dato a rullo, l'impregnante può essere dato anch'esso a rullo, ma preferibilmente pennello o spugna, in modo tale da farlo assorbire perfettamente all'interno delle pori del legno. Il campione che ho utilizzato è un ritaglio di abete, che dopo una prima sgrossatura è stata levigata con grana 180. Successivamente darò una levigata con grana 220 e prima mano di impregnante. A prodotto asciutto, il nostro manufatto si presenterà nuovamente da carteggiare, in quanto si è raddrizzato il pelo, quindi sarà nuovamente ruvido. A questo punto utilizzerò una grana 320, molto molto sottile, e darò alla fine due mani di impregnante. Dopo 24 ore dall'ultima mano di impregnante, siamo pronti per il vetrificatore. Diamo due o tre mani seguendo le venature del legno. Riepilogando, levighiamo la nostra tavola con grana fino a 220, diamo la prima mano di impregnante, questa renderà nuovamente il legno ruvido. Di conseguenza diamo una mano di carta vetrata da 320 e due mani di impregnante a cera. A prodotto essiccato utilizziamo il vetrificatore seguendo la venatura del legno dando almeno due o tre mani. A prodotto asciutto la nostra tavola sarà completamente impermeabile. In questo video si nota l'impermeabilità della tavola. Infatti si vede l'acqua scivolare senza lasciare nessun tipo di alone. Ok, siamo giunti alla fine del video. Tengo a precisare che questo è il mio metodo per arrivare a questo punto di lavorazione. Sicuramente ne esisteranno tanti altri, c'è chi utilizza la resina epossidica bicomponente, chi utilizza vari tipi di flatting. Io mi sono trovato benissimo con questo. Ho realizzato un tavolo per casa mia, è stato soggetto ad acqua, lino, caffè caduto sul piano ed è sempre tornato in perfetto stato. Spero che vi possa essere utile. Fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima.